Bentrovati al consueto appuntamento con la prima replay. Ripercorriamo i fatti più importanti del giorno. In evidenza la operazione antidroga a Ragusa, seguita dai carabinieri dopo lunghe indagini che hanno passato in rassegna tanti episodi che erano già stati oggetto di intervento repressivo con l'arresto di singoli spacciatori nel tempo. Però poi dietro ogni episodio si era scavato, si erano sviluppate le indagini ed allora è emersa agli occhi degli inquirenti anche attraverso tutte le attività di accertamento e di monitoraggio una rete vastissima di spaccio che peraltro veniva anche sostenuta purtroppo da segnali inquietanti di allarme perché nel centro storico di Ragusa, per esempio, nella rete dei consumatori, quindi dei tossicodipendenti, ci sono tantissimi giovanissimi e anche tanti minori, tant'è che le denunce delle famiglie, le segnalazioni, i segnali di preoccupazione erano stati tanti. Per cui la indagine dei carabinieri ha prodotto degli elementi di prova sufficienti per delle ordinanze di custodia cautelare con numeri anche importanti perché a parte i tre arresti, uno non eseguito perché l'interessato è latitante, probabilmente in Albania in quanto si tratta di un terzetto di albanesi, poi però c'è una rete più vasta che integrava anche persone di nazionalità italiana, comunque anche del luogo, del territorio ibleo e che ha comportato inoltre altri provvedimenti di obbligo di dimora e tantissime denunce perché appunto il giro è molto vasto. Vedremo poi nel dettaglio quali sono gli elementi più importanti e anche inquietanti che scaturiscono da questa operazione. Per il resto, i fatti più importanti del giorno sono riconducibili ancora al caso Ammatuna, che dopo un colloquio col prefetto è stato anche audito dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui ha riproposto quello che aveva detto, cioè ha fatto nomi e cognomi su circostanze precise, delle intimidazioni, degli elementi di sabotaggio all'azione di legalità che ha riscontrato all'interno del Palazzo Comunale, parlando anche di istituzioni che sembrano muoversi in senso opposto a quello della legalità. Alla stampa non ha fatto nomi e cognomi, ma a questo punto all'autorità inquirente sì, perché bisogna ritenere che gli elementi siano già sul tavolo degli inquirenti, in quanto ovviamente il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ingloba ovviamente i rappresentanti delle forze dell'ordine, quindi anche le funzioni di polizia giudiziaria e ovviamente anche la procura è informata di questo fatto. Poi la vicenda ancora dello sgombero di Scoglitti, perché emerge che da oltre 10 anni era nota la condizione di pericolo di questo edificio, diventato pericolante per l'effetto di un abuso edilizio realizzato da un proprietario privato all'interno e quindi ci si chiede giustamente oggi, anche se per fortuna non è accaduto nulla di tragico, ma poteva accadere, perché per tanto tempo non si era fatto nulla? Perché ci è voluta una ordinanza del TAR che nelle pieghe di un giudizio attestasse la pericolosità quando comunque la condizione di pericolo era nota e quindi ovviamente una perizia avrebbe potuto essere fatta da chiunque, ovviamente con gli strumenti appunto dell'urgenza per la sicurezza e l'incolumità pubblica. Ed è singolare che ora dell'edificio sia proprietario il comune perché essendo quello un abuso edilizio non sanabile, il comune è subentrato nella titolarità e appunto a questo punto ci si chiede, ma non ci si può limitare allo sgombero, bisogna anche fare qualcosa per avviare un percorso di ripristino delle condizioni di agibilità e di sicurezza. E poi c'è anche la vicenda che riguarda l'Assemblea regionale siciliana, il difficile cammino della legge finanziaria a Sala d'Ercole a Palazzo dei Normanni, ripreso ieri, sempre una normativa che è tutta lacrime e sangue per via dei tagli drastici, mentre c'è il tentativo disperato della regione siciliana di ottenere una maggiore rateizzazione dal governo centrale per il ripianamento di quel buco da 2 miliardi 132 milioni con cui la regione deve fare i conti nei prossimi 30 anni, solo che le prime tre rate devono essere molto alte, proprio questo è il problema della finanziaria di quest'anno. Ma sono anche tanti altri gli argomenti che singolarmente potremo passare in rassegna. 12 persone arrestate nel tempo, ma ogni volta le indagini hanno aperto un fronte nuovo, fino a sfociare in una più corposa operazione antidroga che ha permesso ai carabinieri di mettere le mani su un vasto giro di spaccio, retto da tre albanesi, ma avente la propria ramificazione in un vasto gruppo di pusher anche italiani. In manette Ridivan Camberai, 35 anni.
E non si tratta di una vicenda di criminalità, ovviamente di spaccio di droga e di lotta giustamente alla droga, sia nella versione della prevenzione che del contrasto. Questo c'è tutto ovviamente, c'è una brillante operazione investigativa, ma c'è soprattutto anche un grande allarme sociale, perché questa capillare rete di spaccio, che magari in altre realtà del paese purtroppo è diventata normale, usuale, quasi accettata, in realtà come quella di Ragusa ancora non era così diffusa e quindi suscita amarezza, rabbia e preoccupazione. Per esempio, nel centro storico, in tutte le vie del centro storico e perfino dinanzi alla cattedrale di San Giovanni, agivano soprattutto questi spacciatori con gli incontri con i consumatori per venderle le dosi, consumatori in gran parte giovanissimi e in molti casi anche minorenni, tant'è che parallelamente agli atti investigativi compiuti, via via che sono emersi gli elementi poi oggetto di indagine, accadeva che si raccogliessero segnali di allarme, di preoccupazione da parte delle famiglie. Nel servizio abbiamo ascoltato anche le tecniche di questa vendita, che doveva servire anche a rendere più difficile appunto la identificazione dei responsabili e la scoperta dei reati e del fenomeno malavitoso in sé, ma per fortuna in questo caso appunto c'è stata anche molta attenzione e una non sottovalutazione dei singoli episodi che nel tempo erano accaduti, quando magari in occasione di un singolo episodio di cessione di una piccola quantità di droga e l'arresto di un piccolo spacciatore, le indagini sono andate avanti e quindi hanno prodotto una visione d'insieme per il sistema nel territorio, attraverso appostamenti, pedinamenti, ma anche intercettazioni, analisi dei tabulati ambientali, ed è emerso che, per esempio, proprio il piazzale dinanzi alla cattedrale di San Giovanni, le vie del centro, ma anche la zona alta della città, Villa Margherita, e poi la cosiddetta Via del Mare, che ha dato anche il nome, la denominazione alla operazione stessa, perché a Marina di Ragusa, ma anche a Santa Croce Camerina, sul versante c'era una fitta ramificazione di questo spaccio, tant'è che il terzetto di presunti capi di questa rete avevano dei compiti divisi per territorio, uno per il centro storico di Ragusa, uno per il mare e l'altro per i collegamenti con Modica, con la movida di Modica, che diventa un'altra platea interessante per gli spacciatori. Quindi ben venga l'operazione, ma dinanzi a questi fatti la cosa più importante è sempre quello di stimolare la crescita della vigilanza e della coscienza civica, perché prima che un carabiniere, un poliziotto, un finanziere, comunque un magistrato emetta un provvedimento nei confronti di qualcuno, questi sono fenomeni che tutto sommato non possono sfuggire alla cerchia di persone che gravita nel territorio, perché sono cose che ripropongono scene, situazioni. Allora essere buoni cittadini significa anche stare attenti a questo, perché poi il prezzo di questo fenomeno malavitoso lo paga l'intera comunità. Si pensi solo agli effetti devastanti, sia in termini civili e sociali, ma anche in termini, per esempio, di costo sanitario, che e produce appunto la dipendenza, specialmente quando assume forme molto gravi. E quindi è la comunità tutta che deve coltivare in sé il valore del benessere, che è individuale e anche collettivo, e questo si fa anche attraverso una più attenta azione civica, anche prima che poi ovviamente le competenze giustamente siano degli apparati dello Stato a ciò preposti. Ovviamente parliamo di persone che non vivono di lavoro, di stipendio e quindi pur di comprare lo stupefacente, vivendo di espedienti, hanno commesso nell'arco dell'indagine vari furti a studi di avvocati piuttosto che esercizi commerciali dove rubavano praticamente quelli che potevano essere. Eh sì, l'allarme è anche lanciato con le proprie stesse parole dal comandante della compagnia Carabinieri di Ragusa, che appunto ha rilevato la gravità, tra le altre cose, proprio della bassissima età di una parte dei consumatori, perché è un fenomeno molto grave. Ovviamente i giovanissimi sono facile preda degli spacciatori, quindi da questo punto di vista abbiamo detto poc'anzi che occorre una vigilanza civica, quasi una barriera di protezione civica. Questo vale ovviamente per la comunità, ma poi nel caso dei minori, a parte questa barriera necessaria, è bene che siano molto alte e forti le barriere che tutte le agenzie educative in cui i minori ovviamente sono immersi facciano la loro parte, cioè la famiglia, la scuola, i vari gruppi sociali appunto in cui i giovani sono presenti. È importante che parta da lì la consapevolezza e la conoscenza del pericolo, quindi l'allarme, perché altrimenti poi quando la spirale comincia è molto difficile, sotto il profilo della patologia in atto e con gli strumenti meramente della repressione, riuscire a venire a capo di questo fenomeno.
La risposta è stata immediata. Ieri mattina un colloquio a tutto campo e senza filtri con il prefetto Filippina Cocuzza, che lo ha subito convocato e dopo averlo ascoltato ha convocato a tempo di record una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Roberto Ammatuna, uscito ieri sera dal Palazzo di Governo, appariva più ieri mattina Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, era stato ricevuto dal prefetto che tempestivamente lo ha convocato dopo il suo allarme lanciato appena sabato scorso con una lettera pubblica alla città e alla comunità anche provinciale, perché ha detto delle cose molto gravi. Ha detto che ci sono istituzioni che non solo non sono al suo fianco nella lotta alla legalità, ma sostanzialmente è come se remassero in senso contrario. Poi ha denunciato anche altri fatti, non pubblicamente, perché ha detto che avrebbe avuto bisogno appunto di parlare in una qualche sede istituzionale. Lo ha convocato il prefetto, già abbiamo riferito, perché appunto disse che io al prefetto ho fatto nomi e cognomi, ma proprio nelle ore successive il prefetto è stato ulteriormente tempestivo, perché ha convocato d'urgenza una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e in quella immagine abbiamo visto Ammatuna appena uscito dal Palazzo del Governo, ecco, darci quella sua prima valutazione dell'esito dell'incontro. Ha espresso un po' di senso anche di sollievo per non essere stato lasciato solo in questa battaglia, per aver avuto anche la pronta disponibilità della prefettura e del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e ha ribadito anche a questo organismo ho fatto nomi e cognomi. Quindi a questo punto non ci sono più alibi. Ovviamente avrebbe anche potuto procedere con una denuncia direttamente alla magistratura, però proprio perché non si tratta, come dire, di delitti privati, ma proprio di delitti che sarebbero stati commessi e sarebbero commessi proprio contro innanzitutto la pubblica amministrazione, laddove appunto si batta per la legalità, è importante che ci sia stato anche questo momento di consapevolezza complessiva. Ora vedremo quello che succederà. Certo, sotto il profilo meramente tecnico delle notizie criminis, adesso anche la procura sarà informata, perché ovviamente nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica siedono i vertici delle forze dell'ordine che hanno funzione di polizia giudiziaria, quindi se anche non c'era fisicamente nessun magistrato ovviamente l'effetto è lo stesso, ma anche l'azione dell'autorità amministrativa che esercita il prefetto è stata molto attiva e sollecita, e quindi ora speriamo che si possano veramente accertare i fatti, perché lo spaccato rappresentato da Roberto Ammatuna, che peraltro è sindaco che al di là delle appartenenze politiche ha sempre avuto un grande giudizio di rispetto e di reputazione sociale veramente di alto livello da parte della città, perché ha fatto il sindaco per 10 anni ed è tornato senza partito con una lista civica eletto al primo turno nel 2017, quindi con una città che ha deciso di credere in lui, e pare che sul piano amministrativo egli possa rivendicare anche risultati importanti sotto il profilo del rilancio della città, ma per esempio non gli sta bene giustamente che non possa indire una gara d'appalto pubblica secondo i criteri limpidamente previsti per le gare in forma selettiva, in quanto tutta una serie di ostacoli lo vorrebbero costringere ad optare per la proroga del servizio di igiene ambientale sempre alla solita impresa. E questa è solo la spia di tanti altri problemi che egli ha segnalato, e ora speriamo che ovviamente si possano innescare tutte le dinamiche e i percorsi necessari perché questo fenomeno denunciato possa essere subito arrestato. Il rischio di crollo dell'edificio con 10 appartamenti in via Plebiscito a Scoglitti era noto da almeno 10 anni. Perché solo ora l'intervento di sgombero? Ma non è questa l'unica domanda che i residenti si pongono dinanzi a quella che, per fortuna, si presenta come una tragedia evitata. Il comune è diventato proprietario a causa dell'abuso. E torniamo a Scoglitti, in via Plebiscito, dove giorni fa ci siamo occupati dello sgombero deciso all'improvviso dall'amministrazione straordinaria del Comune di Vittoria, proprio perché c'era un pericolo grave e imminente, un pericolo che peraltro veniva sancito nero su bianco da una ordinanza del TAR che, pronunciandosi su un procedimento, aveva sulla base di una perizia attestato il rischio di crollo di un palazzo che ha al suo interno 10 appartamenti, e ciò perché all'interno di questo palazzo qualcuno dei comproprietari aveva eseguito delle opere abusive che avevano minato la staticità dell'intero edificio. Ma oggi si apprende che questo stato di pericolo era notissimo da molto tempo, da almeno 10 anni se non di più, come abbiamo ascoltato. E questo è veramente da una parte grave, anche se dall'altra possiamo, come dire, tirare un sospiro di sollievo, perché una tragedia
avrebbe potuto consumarsi e per fortuna ciò non è avvenuto. Adesso, ovviamente, con lo sgomero non ci sono più persone che ci vivono dentro e neanche nei palazzi vicini che potrebbero rischiare, tant'è che lo sgombero ha riguardato anche altri edifici della zona. E però ora emerge anche un altro problema. L'ordinanza ha sgomberato per 6 mesi, ma 6 mesi basteranno? È chiaro che no, perché il ripristino delle condizioni di sicurezza è un lavoro molto difficile, lento e faticoso, ma si dovrebbe anche cominciare. E non può non cominciare il Comune, che ovviamente si trova nelle difficoltà che sappiamo, ma il Comune peraltro è diventato proprietario sulla base della insanabilità dell'abuso edilizio realizzato dal privato, e quindi l'iniziativa, il dovere, cioè, spettano al Comune, ovviamente con tutti gli organi tecnici necessari. Quindi è importante che si agisca in questo senso, ma è importante anche che ci sia la coscienza anche dei cittadini della frazione, li abbiamo visti anche molto presenti e impegnati nella difesa del presidio territoriale sanitario d'emergenza. È bene che anche su questa materia anche coloro che non hanno un diretto interesse, perché non sono né proprietari né erano inquilini degli appartamenti sgomberati, è bene che si levi questa voce importante, perché ovviamente va restituita questa parte della frazione alle normali condizioni di agibilità e di sicurezza. Questo palazzo è un palazzo costruito 53 anni fa, sicuramente se un privato maldestramente non avesse realizzato un'opera abusiva poteva ovviamente ancora restare per tanto tempo, ma ovviamente ha bisogno anche della manutenzione, e manutenzione non è stata fatta, a maggior ragione non è stata fatta dopo questo intervento scellerato che abusivamente appunto ha minato la staticità. Ma quando i privati ovviamente si macchiano di questi comportamenti ci deve essere sempre una autorità pubblica capace di intervenire, ma in questo caso evidentemente ci voleva l'amministrazione straordinaria del Comune di Vittoria, perché ci si ricordasse che quel palazzo è in pericolo, ed è stato veramente un pericolo. Per fortuna non è successo niente. Puntuale come ogni anno, ad ogni stormir di dibattito su bilancio e legge finanziaria, a scricchiolare per primo è il capitolo che finanzia la legge speciale su Ibla e il centro storico di Ragusa. Puntualmente o quasi arriva poi, in tutto o in parte, il miracolo del salvataggio. Quest'anno però per la prima volta forse la situazione... Ormai sembra una notizia fissa di ogni fase dell'anno in cui all'Assemblea regionale siciliana si parli di bilancio. Parliamo della legge speciale su Ibla, una legge lungimirante, di grande qualità, fortemente innovativa, una di quelle leggi che fanno onore ovviamente a quei politici che nel tempo riescono a realizzarle, non capita spesso, è la legge dell'11 aprile del 1981, ben 38 anni fa. Fu varata dall'Assemblea regionale siciliana per volere soprattutto per l'iniziativa di un deputato del Partito Comunista Italiano del tempo, o Giorgio Chessari. È una legge appunto che inventò un meccanismo di rilancio, di riqualificazione, di messa in sicurezza, ma anche di rivitalizzazione economica e sociale di centri storici importanti come quello di Ibla. Il bilancio di questa legge nel tempo è veramente florido, perché il quartiere barocco è stato trasformato, ma ahimè da qualche anno, anzi da diversi anni a questa parte, in tempi di ristrettezze finanziarie, la tentazione di tagliare quei pochi milioni o quei pochi miliardi di lire c'è nel tempo che la finanzia, ne stava sempre forte, tant'è che ogni volta viene cancellato il capitolo di bilancio, poi scatta un movimento di denuncia popolare, anche di azione politica da parte dei parlamentari del territorio, e sempre finora si è riusciti a salvarla. Quest'anno il timore è che possa anche essere più difficile, perché se già negli anni scorsi il tentativo di cancellarla c'è stato, è chiaro che a maggior ragione quest'anno, proprio per le cose che abbiamo detto nei giorni scorsi e che diremo anche in occasione di un prossimo servizio, cioè la difficilissima compatibilità finanziaria per questa legge di bilancio, per via di emergenze straordinarie che appunto sappiamo attengono alla necessità di ripianare un debito miliardario, probabilmente sarà più difficile. Si inserisce in questo senso e ha un valore preventivo questo appello lanciato dal Presidente del Consiglio Comunale della città. Vedremo ora cosa potranno fare ovviamente i parlamentari del territorio, i quali su questo sono tutti d'accordo, ma ovviamente non sappiamo se basterà rispetto ad una maggioranza parlamentare che deve avere i numeri che deve avere, e che ovviamente in gran parte dipenderà da esponenti politici che sono di altre province, che peraltro hanno sempre visto con ammirazione ma anche con un po' di invidia il fatto che a Ragusa 38 anni fa fosse nata questa legge, cioè fosse nata in favore di Ragusa questa legge, mentre altri centri storici
non ce l'hanno. Quindi vedremo come andrà a finire. Il tentativo quest'anno si presenta ancora più difficile, però la consapevolezza c'è, l'esperienza anche degli anni passati pure, vedremo se ciò basterà. Proteste contro i tagli previsti in finanziaria. Inviti a cambiare rotta arrivano dalle categorie produttive più svariate, che vanno dal settore agricolo alla scuola, dal lavoro artigianale ai terremotati. Un primo fronte caldo aperto è quello riguardante l'ente di sviluppo agricolo, i forestali e l'agricoltura. Qui l'accusa più grave al governo è di aver disatteso completamente gli impegni assunti in precedente nel finanziamento degli interventi di contrasto. E questo appunto è il cammino difficile della legge finanziaria a Sala d'Ercole. È ripreso ieri, dopo la fase del bilancio e l'iter in commissione da parte di questo fondamentale strumento di programmazione. Il problema è il ripianamento di 2 miliardi 142 milioni in 30 anni, solo che mentre nei 27 anni successivi al primo triennio basteranno rate da 50 milioni o poco più, in questi primi 3 anni le rate sono più alte e soprattutto quella di quest'anno è forte, è di centinaia di milioni, e questo ha comportato veramente un bisturi invasivo in quasi tutti i capitoli della spesa. Ci sono sollevazioni popolari, ovviamente proteste da parte dei vari gruppi che chi più o chi meno insomma si sentono nel mirino appunto di questo bisturi. Vedremo come andrà a finire, ovviamente bisognerà trovare una compensazione. In questi giorni sta giocando le ultime carte il governo regionale con il presidente Musumeci e l'assessore all'economia Armao, perché stanno cercando di ottenere da Roma che questo debito di 2 miliardi e oltre possa essere in maniera omogenea spalmato nei 30 anni, in modo tale che questo primo triennio, a differenza di quello che prevede la legge 118, non abbia un carico maggiore nell'esercizio corrente, perché appunto sono centinaia di milioni che ovviamente prosciugano quasi i capitoli di spesa, visto che ahimè un bilancio da 20 miliardi, perché è un bilancio da 20 miliardi quello della regione, è in gran parte, per oltre il 90%, impegnato e ipotecato da costi fissi assolutamente ineludibili, in gran parte quelli del personale, per cui ovviamente anche se in teoria 200-300 milioni possono sembrare un granellino, in effetti vanno ad incidere esattamente in quel poco spazio di azione, di programmazione politico-parlamentare che si potrebbe fare proprio per dare anche delle scelte, delle impronte a processi, percorsi o prospettive di sviluppo in un senso o nell'altro. Quindi c'è questo problema, abbiamo visto che ovviamente si ripercuote in tutti i campi e ovviamente poc'anzi per quanto riguarda la legge su Ibla, poi alla fine di questa settimana sicuramente si arriverà ad una conclusione e nel frattempo da Roma si saprà se arriverà questa deroga oppure no. La corsa disperata per far quadrare i conti nel bilancio non metterà il bastone tra le ruote delle tante biciclette internazionali che si sfideranno in Sicilia nei prossimi 3 anni. La regione mette sul piatto 10 milioni e 800 mila euro per far tornare il Giro di Sicilia, che nell'isola non si corre da 42 anni. Quando a vincere fu Beppe... Intanto la regione siciliana ha trovato facilmente in questo caso 10 milioni e 800 mila euro per cercare di rilanciare la propria immagine turistica attraverso il Giro d'Italia e anche di Sicilia. Da chiarire che si tratta di 10 milioni e 800 mila euro che provengono dal Fondo Sociale Europeo e appartengono ad uno stanziamento del CIPE del 2012, ma non erano stati utilizzati, quindi probabilmente hanno un vincolo di destinazione per cui nessuno potrà dire potremmo farci altre cose. E comunque la scelta pare stia trovando anche il consenso di molti che credono nella immagine turistico-culturale della Sicilia. Sono soldi che la regione trasferirà al gruppo Rizzoli Corriere della Sera, che è l'editore della Gazzetta dello Sport, di Urbano Cairo ormai sappiamo, ecco da quando lo ha rilevato di recente, perché la Gazzetta dello Sport è la titolare del Giro d'Italia e quindi questi soldi serviranno per 3 finalità specifiche. Per il ritorno del Giro Ciclistico di Sicilia, è una manifestazione sportiva che non si tiene in Sicilia dal 77, da 42 anni, e quindi tornerebbe per l'occasione. Ci sono già le date dal 3 al 6 aprile con 4 tappe. 2 addirittura saranno nel Catanese o comunque nella Sicilia nord-orientale, una ripercorrerà il Giro dell'Etna e poi un'altra invece sarebbe nel sud-est tra Pantalica, la Valle dell'Anapo e i Monti Iblei e l'area Iblea complessivamente, una soltanto a occidente tra Caltanissetta e il Palermitano. Questo costerebbe circa 1 milione e 200 mila euro. Poi ci saranno i 2 Giri d'Italia del 2020 e del 2021 che dovrebbero entrare
entrambi toccare la Sicilia e addirittura quella del 2021, l'edizione, dovrebbe proprio partire dalla Sicilia. E questo ovviamente comporterà uno stanziamento milionario ulteriore, ecco perché i 10 milioni complessivi, quasi 11 che sono stati trovati, e anche per la partenza dal Giro d'Italia, questa volta pare che sarà nella Sicilia orientale o nel Catanese. L'ultima volta che ciò avvenne è stato nel 2008 quando partì da Palermo. A proposito di questo spostamento nella Sicilia orientale, di questi appuntamenti sportivi di grande richiamo, ovviamente c'è chi può fare riferimento all'appartenenza territoriale del presidente Musumeci, ma anche dell'assessore al turismo Pappalardo, che è vero è nato a Tolmezzo in provincia di Udine ed è un ufficiale dell'esercito, un pilota di elicotteri, ma sostanzialmente gravita adesso nel Catanese, è stato eletto deputato nella circoscrizione di Catania e pare che insieme a Musumeci ovviamente abbiano il piacere di gratificare questa parte dell'isola di questi appuntamenti. Appuntamenti che dovrebbero servire anche a portare investimenti, a portare promozione positiva, perché c'è una stima appunto che è stata fatta, ci sarebbero ben 200 milioni di persone televisivamente per via della copertura televisiva che tante reti anche internazionali potranno dare, che potranno appunto ammirare anche dall'alto ovviamente le bellezze dei percorsi in occasione di questi giri dell'isola. Vedremo come andrà a finire. Per adesso questa iniziativa sembra godere del consenso quasi bipartisan di tutte le forze politiche, nessuno sta criticando, ma in ogni caso ancora c'è poco di ufficiale perché sono tutte notizie riservate. La prossima settimana ci dovrebbe essere una conferenza stampa a svelare i dettagli. Il nuovo episodio del commissario Montalbano nel ventennale di una delle fiction più fortunate che la storia delle produzioni italiane ricordi era stato annunciato come politicamente dirompente, almeno nello scenario politico attuale. In effetti la frase del commissario, ancora con questa storia dei terroristi dell'ISIS che arrivano sui barconi. Sul commissario Montalbano e sulle prodezze della saga televisiva della fortunata fiction che compie 20 anni, penso che sia detta ogni mirabilia possibile e immaginabile, però anche in questo caso bisogna ripetersi, perché il primo dei due nuovi episodi andato in onda ieri sera ha veramente sfondato ogni rosea aspettativa con il 45% di share e oltre 11 milioni di telespettatori. Il tutto nella puntata che era stata annunciata anche come quella delle possibili polemiche, perché mentre Camilleri finora ci ha un po' deliziato con i suoi racconti che sembravano frutto della Sicilia di un altro tempo, adesso invece ha messo proprio la penna nel piatto, potremmo dire, se non i piedi, della contemporaneità più assoluta, perché appunto sappiamo come il contesto del fenomeno migratorio abbia fortemente caratterizzato la puntata di ieri, con apprezzamenti positivi, non diciamo unanimi, poi magari spieghiamo quello che è successo nel dibattito politico, ma sicuramente abbastanza generali e diffusi, perché da abilissimo narratore qual è, Camilleri ha saputo fondere gli ingredienti perfetti del giallo, nei quali è un maestro ormai di riconosciuto talento, con questo sguardo che ha esaltato la tradizionale umanità del personaggio, il commissario Montalbano, e quindi ne è nato un mix veramente formidabile. Peraltro le scene che riguardano lo sbarco dei migranti, girate nella primavera dello scorso anno, avevano avuto come teatro proprio la nave 18 della Guardia Costiera, ma quando nessuno si aspettava che poi mesi dopo sarebbe diventata quasi il cosiddetto corpo del reato politico, come è stato detto anche nel servizio, perché sappiamo come ad agosto poi dello scorso anno, per via di quella traversata a Lampedusa e di quell'approdo a Catania, ci furono quei fatti che generarono anche molto dibattito politico, anche un certo scandalo, i 177 tenuti per giorni fermi nel porto senza poter sbarcare, e quindi la incriminazione da parte della magistratura nei confronti del ministro dell'interno Salvini proprio per sequestro di persona. Per questa incriminazione Salvini rischia il processo, ci vorrà un voto da parte del Senato per autorizzare appunto il processo, vedremo come andrà a finire, ma questa vicenda ovviamente era fortemente presente anche nell'immaginario di tutti, mentre tutti questi 11 milioni di italiani ieri guardavano appunto questa felicissima puntata.
quindi molto importante, prova ampiamente superata, peraltro simpaticamente, perché poi riesce a comunicare ovviamente, a stare sui media bene dal suo punto di vista. Salvini, Salvini non ha accettato nessuna polemica, ha detto semplicemente: io amo Montalbano e non discuto, anche se sappiamo benissimo come le sue posizioni da uomo pubblico, da politico, ora da ministro, da importantissimo protagonista del governo, sono di segno diametralmente opposto a quello che anche la ficcione di ieri rappresentava. Valga per tutti la famosa battuta in bocca proprio a Luca Zingaretti, cioè alias Montalbano, ancora con questa storia che i terroristi dell'ISIS arrivano a bordo dei barconi. Ebbene, proprio questa denuncia allarmistica, non tanto nel Salvini di questo periodo, ma nel Salvini oppositore politico di tutti gli anni scorsi, era un motivo assolutamente presente. Però Salvini se ne è uscito in questa maniera, e semmai c'è stata una certa parte della pubblica opinione che sta sui social a non avere gradito questa scelta tematica di Camilleri e della produzione televisiva del commissario Montalbano, ma questo è normale, perché se ovviamente la Lega raccoglie così tanti voti nelle elezioni che si tengono in questo periodo, valga per tutti anche l'Abruzzo o dell'altro ieri, è chiaro che ci sono molte persone che sposano le posizioni della Lega anche su questa materia. Era questa la nostra ultima notazione, grazie, appuntamento come sempre dopo il TG.